A distanza di quasi 2 anni c'è una svolta per l'omicidio di Patrizia Attruia, la donna uccisa nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2015 nella sua abitazione di Ravello. I carabinieri di Amalfi, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno e su richiesta della Procura, hanno infatti arrestato Giuseppe Lima, 49 anni all'epoca dei fatti, compagno della vittima. Per il delitto della 47enne originaria di Scafati era stata arrestata ed ora è imputata con l'accusa di omicidio volontario Vincenza Di Pino, convivente della coppia e rivale in amore dell'Attruia. I carabinieri hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Lima, che aveva convissuto per circa 3 anni con la vittima. Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, fra le due donne si era scatenata subito la rivalità per l'uomo di casa. Dopo l'ennesimo litigio, il tragico epilogo con la Di Pino, che strangolò la 47enne in camera da letto, per poi spostare il cadavere in una cassapanca dove fu poi rinvenuto. Di Pino ha confessato l'omicidio dicendo di aver fatto tutto da sola. Una versione che però non ha mai convinto del tutto gli investigatori, che fin da all'inizio hanno ritenuto che Lima avesse avuto un ruolo nel delitto. Impressioni corroborate ora dalle ulteriori indagini dei carabinieri, che hanno confutato l'alibi fornito dall'uomo e che hanno incrociato le immagini di una videocamera di sorveglianza a poca distanza con gli accertamenti autoptici e le consulenze medico-legali. Ora, a distanza di quasi 2 anni, la svolta nel caso. Lima è accusato di concorso in omicidio e occultamento di cadavere.